Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Oggi vi presenteremo la lavorazione di questa stola che avete già visto in anteprima. Come al solito, un lavoro semplice ma al contempo anche molto bello da guardare. È un lavoro che si divide in due parti perché abbiamo prima realizzato la stola e poi il bordino di contorno e per questo lavoro abbiamo utilizzato un filato laminato 100% viscosa che da oggi potete anche acquistare presso il nostro shop. In descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare questo filato. In particolare, per una stola che misura circa 160 cm di lunghezza e 38-40 cm di larghezza, abbiamo utilizzato 5 gomitoli lavorando con l'uncinetto numero 5. Il tutorial si dividerà in due parti. Nella prima spiegheremo come realizzare il punto che caratterizza la stola, mentre nella seconda parte, che è opzionale perché la stola è bellissima anche così com'è, vi spiegheremo invece come realizzare il bordino sia nei lati che negli angoli. A questo punto siamo pronti per partire con il nostro video tutorial. Visto che questo filato è molto luminoso, preferisco realizzare il campione per farvi vedere come si lavora il punto con un filato più matto. Quindi lavoreremo con un filato completamente differente per avere un effetto che rende meglio in video. Iniziamo innanzitutto avviando una catenella che sia multiplo di 6 più 4. In particolare, per realizzare la nostra stola di circa 40 cm sarà necessario avviare 42 catenelle, quindi 6 per 7. 7 volte il multiplo di 6 più 4, quindi 46 catenelle. Naturalmente io lavorerò su un campione più piccolo, quindi facciamo finta che io abbia avviato le 42 catenelle necessarie, ne aggiungo 4. Poi, tenendo ferma l'ultima catenella lavorata, aumento di 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta. Dopodiché, tenendo sempre fermo la mano sulla quarta catenella, conto 3 catenelle, 1, 2 e 3 che non lavoro, due volte il filo sull'uncinetto. Nella quarta, contando così all'indietro, vado a realizzare una maglia altissima. Dopodiché, una catenella, due volte il filo sull'uncinetto, sempre nello stesso punto, vado a realizzare un'altra maglia altissima. Ancora una catenella, due volte il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a realizzare un'altra maglia altissima. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una catenella multiplo di 6 più 4. Dopodiché abbiamo fatto 3 catenelle per simulare la prima maglia alta, abbiamo saltato 3 catenelle di base, eccole qui, 1, 2 e 3. Nella quarta siamo andati a realizzare una sequenza che è maglia altissima, catenella, maglia altissima, catenella, maglia altissima. Ora riprendiamo la lavorazione facendo una catenella, poi filo sull'uncinetto una sola volta. Una e due maglie che non lavoriamo, nella terza entriamo e facciamo una maglia mezza alta. Poi una catenella, filo sull'uncinetto due volte, saltiamo due maglie di base e nella terza, qui, andiamo a lavorare di nuovo la sequenza fatta da maglia altissima, catenella, due volte il filo sull'uncinetto, si rientra nello stesso punto, maglia altissima, catenella, due volte il filo sull'uncinetto, si rientra nello stesso punto, si fa la maglia altissima, catenella. Ancora una volta il filo sull'uncinetto, una e due maglie di base non si lavorano, si va nella terza e si fa una maglia mezza alta e una catenella. Ancora due volte il filo sull'uncinetto, 1, 2 maglie di base che non si lavorano, nella terza
Maglia altissima, quindi la nostra solita sequenza, catenella, maglia altissima, catenella, e terza maglia altissima. Ancora una volta, questa maglia altissima è seguita da una catenella. Ancora, filo sull'uncinetto, 1, 2, maglie di base non si lavorano, la terza si lavora con una maglia mezza alta. Una catenella e siamo praticamente giunti alla fine del lavoro dove abbiamo 1 e 2 maglie che non si lavorano. Nella terza, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare metà della sequenza in questo modo. Facciamo una maglia altissima. Una catenella e ancora una maglia altissima nello stesso punto e quindi chiudiamo il giro con due maglie altissime intervallate da una catenella anziché tre e quindi si è delineato il nostro primo giro. Ora proseguiamo con il secondo giro. 2 catenelle, giriamo il lavoro. Nel primo punto, quindi non saltiamo nessun punto, ma da dove sbucano le catenelle nella primissima maglia, andiamo a fare una maglia mezza alta e una catenella. Dopodiché, sulla maglia mezza alta del giro precedente, vedete, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo e andiamo a realizzare sulla maglia mezza alta la sequenza delle tre maglie altissime. Quindi, maglia altissima, catenella, maglia altissima, catenella, maglia altissima e catenella. Quindi abbiamo fatto le tre maglie altissime sulla maglia mezza alta che tenevamo alla base. Dopodiché filo sull'uncinetto. Sulla maglia altissima che avevamo al centro nel giro precedente, vediamo, queste sono le tre maglie altissime. Su quella centrale, col filo sull'uncinetto, andiamo a realizzare una maglia mezza alta. Di fatto stiamo facendo lo stesso giro che avevamo fatto precedentemente, soltanto che stiamo invertendo le lavorazioni. Quindi, dopo aver fatto la maglia mezza alta, facciamo una catenella e due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sulla maglia mezza alta del giro precedente e facciamo la sequenza di tre maglie altissime intervallate da una catenella. Quindi, prima maglia altissima, catenella, seconda maglia altissima, una catenella, terza maglia altissima e catenella, dove siamo arrivati di nuovo sulle tre maglie altissime del giro precedente. Filo sull'uncinetto, su quella centrale andiamo a fare una mezza maglia alta. A questo punto, due volte filo sull'uncinetto, andiamo sulla mezza maglia alta del giro precedente e andiamo a lavorare la nostra sequenza. Fatta di maglia altissima, catenella, maglia altissima, catenella, maglia altissima, catenella. E così proseguiamo fino alla fine del giro. Quando saremo arrivati alla fine, avremo questa situazione, cioè ci troveremo a finire con la sequenza di 3 maglie altissime e poi la catenella di 3 con cui avevamo iniziato. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo a fare la mezza maglia alta sulla maglia centrale e invece il giro lo chiudiamo facendo una catenella, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sulla terza catenella con cui avevamo avviato il giro, oppure anche dentro tra la prima maglia altissima e le catenelle, cambia veramente poco. E andiamo a lavorare una maglia altissima, una catenella e ancora una maglia altissima. Se volete, entrate nella catenella, ecco qua, per dare una maggiore fermezza al lavoro.
Chiudiamo e abbiamo fatto anche il secondo giro. Vi faccio ora vedere attraverso uno schema come si fa questa lavorazione in modo tale che chi è più abituato a vedere le raffigurazioni grafiche può visualizzare meglio la lavorazione e soprattutto la sua semplicità. Abbiamo detto che lavoriamo su un multiplo di 6 più 4 per avere 40 cm di larghezza con questo filato e l'uncinetto numero 5 è necessario fare 6 per 7, quindi moltiplicare per 7 volte il multiplo più 4, quindi 46 catenelle. Iniziamo dalle 3 catenelle iniziali, saltiamo una e due e la terza catenella, nella quarta andiamo a fare la sequenza che caratterizza tutto il lavoro, maglia altissima, catenella, maglia altissima, catenella. Maglia altissima catenella tutte nello stesso punto. Dopodiché si saltano 2 catenelle, nella terza si fa una mezza maglia alta con una catenella. Si saltano 2 catenelle di base, nella terza si fa di nuovo la sequenza fatta dalle 3 maglie altissime. Una e due catenelle di base saltate, nella terza si fa una mezza maglia alta, sempre preceduta e seguita da una catenella, quindi tutto il lavoro è fatto intervallando la sequenza di 3 maglie altissime intervallate da una catenella con la mezza maglia alta e sempre saltando le 2 catenelle di base. Questo è il primo giro e quindi è un giro di impostazione. Dopodiché andiamo sempre a ripetere lo stesso giro dove si inizia sempre con 2 catenelle e una mezza maglia alta seguite da una catenella e dove abbiamo la mezza maglia alta nel giro precedente facciamo la sequenza di 3 maglie altissime. Invece dove abbiamo la sequenza di 3 maglie altissime sopra la centrale facciamo una mezza maglia alta e così proseguiamo per tutto il lavoro. Finiamo sempre con 2 maglie altissime intervallate da una catenella sopra l'ultima maglia del giro precedente ed iniziamo sempre con 2 catenelle e una mezza maglia alta nello stesso punto, nel primo punto, e poi si segue sempre lo stesso schema. Quindi, di fatto, dopo il primo giro che è di impostazione, dobbiamo semplicemente ripetere sempre, sempre lo stesso giro. A questo punto abbiamo finito la spiegazione del punto di base per impostare la nostra stola. Proseguiamo con la spiegazione del bordino che, vi ripeto, opzionale in quanto la stola è veramente molto bella anche senza bordo. Una volta terminati i giri che riteniamo necessari a raggiungere l'altezza desiderata, potete notare che la stola è già molto bella e si può considerare finita. Se invece vogliamo aggiungere un bordo che la contorna, possiamo o lo possiamo fare, quindi vi faccio vedere come fare. Assicuratevi di aver fatto un numero di giri pari. Quindi, che cosa facciamo? Senza staccare il filo, riprendiamo la lavorazione da dove proprio abbiamo finito. Quindi abbiamo finito il giro. Allora, mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e poi andiamo, vedete, questa è la maglia altissima, dove si incrocia la maglia altissima, entriamo e facciamo una maglia, sempre una maglia altissima. Dopodiché facciamo 3 catenelle e sempre dove abbiamo fatto la maglia altissima ne facciamo un'altra, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo dove siamo entrati per fare la maglia altissima e ne facciamo una seconda. Ancora 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e facciamo una terza maglia altissima. Ancora 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo, quarta maglia, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo la quinta maglia altissima. Ora vedete che appoggiando la maglia in questo modo, quindi verso la stola, andiamo
incrociare il punto dove noi facevamo due catenelle e una maglia mezz'alta, cioè dove noi iniziavamo il giro, abbiamo sempre iniziato con questa sequenza. In questo punto entriamo, quindi tra la maglia mezz'alta e le 2 catenelle, e facciamo una maglia bassa. Abbiamo fatto, vedete, questo semicerchio fatto da 5 maglie alte intervallate da 3 catenelle, e questo sarà il bordo che noi lavoreremo. Quindi ancora 2 volte il filo sull'uncinetto. Vedete, questa è la maglia altissima. Andiamo dove questa maglia altissima nasce, entriamo e facciamo una maglia altissima, 3 catenelle. Una seconda maglia altissima, 3 catenelle, entriamo con 2 volte il filo sull'uncinetto, terza maglia altissima, 3 catenelle, quarta maglia altissima, sempre nello stesso punto, 3 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto e facciamo l'ultima maglia altissima, cioè la quinta. A questo punto ci avviciniamo alla stola, vedrete che siamo sempre in corrispondenza di quel punto in cui facciamo 2 catenelle e una mezza maglia alta, entriamo dentro, agganciamo facendo una maglia bassa. Vedete, stiamo creando questi archi che contorneranno tutta la nostra stola. Arriviamo alla fine del lato e vediamo come ci troviamo nell'angolo. Ho lavorato tutto il laterale e sono arrivata in prossimità dell'angolo. Nel mio caso specifico, io finisco il giro non potendo compiere un intero ventaglio, quindi non posso, diciamo, finisco in questo modo qua. Guardate. 2 volte il giro, il filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto, vedete, e mi trovo a fare quindi la maglia altissima nell'ultimo punto. Non lo posso agganciare oltre perché devo girare l'angolo. Allora, molto semplicemente, in questo caso, se giriamo, arriviamo all'angolo e dobbiamo girare, invece di fare 5 maglie alte intervallate dalle 3 catenelle, ne facciamo 7. Quindi lavoriamo, questa è la terza maglia alta, 3 catenelle, quarta maglia alta, vedete, sto già girando l'angolo, quinta maglia alta, le 3 catenelle, sesta, 3 catenelle e la settima. A questo punto, fatta la settima, mi vado ad agganciare nel primo punto utile, che in questo caso vi faccio vedere, è il punto dove io ho lavorato. Io ora sto a testa sotto praticamente, quindi questo è stato il mio primo giro dove ho lavorato le 3 maglie altissime. Vi ricordate che facevamo 3 gruppetti di maglie altissime? Ora sono sotto sopra, quindi dove la vado ad agganciare proprio alla base di queste 3 maglie altissime, sempre con la mia maglia bassa, e proseguo. Ora guardate, ho scavallato l'angolo facendo questa bella curva che mi va a scavallare l'angolo facendo 7 maglie alte intervallate dalle 3 catenelle. Se non mi fossi trovata in questo modo, cioè se avessi finito semplicemente con l'arco, avrei finito in questo punto e poi aver ripreso tranquillamente dall'altro lato. Quindi, quando lavoriamo in piano e se finiamo il giro potendo completare il semicerchio, noi facciamo sempre 5 maglie alte. Nel caso in cui invece ci troviamo che il semi di non poter lavorare il semicerchio perché ci troviamo a metà e quindi dobbiamo scavallare l'angolo, ne lavoriamo 7 e proseguiamo così fino all'altro angolo. Guardate. Sempre ora 5, andiamo sempre sotto le 3 maglie altissime e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, seconda maglia alta fino ad arrivare a 5. Detto questo, abbiamo tutte le coordinate per poter contornare l'intera stola con questi semicerchi.
A questo punto, una volta finito il giro, sarà finita anche la nostra stola. Amiche ed amici, a questo punto il nostro tutorial è terminato e siamo tutti pronti per indossare questa fantastica stola per una fresca serata d'estate o ad una cerimonia adatta a qualsiasi utilizzo e magari realizzata con un filato differente, può essere anche resa un po' più sportiva. Con questo filato è veramente molto molto elegante. Ricordatevi quindi di guardare nel nostro shop, di cui trovate in descrizione tutti i riferimenti per acquistare questo filato e tanti altri filati per tante altre lavorazioni. Non mi resta che salutarvi e sperare che questo lavoro vi sia piaciuto. Buon divertimento!